Benvenuti a tutti, ci ritroviamo nuovamente nella nostra Master League con il Millwall. Prima di iniziare questa partita, che sarà l'unico episodio di oggi perché come sapete faccio un episodio al giorno, perché voglio proprio gustarmela, voglio proprio godermela, vorrei ringraziare innanzitutto tutti voi. Nessuno escluso, quindi ho visto anche sul canale che sono arrivato a 50 iscritti, quindi io ringrazio gli ultimi tre, non mi ricordo più perché mi sembra che ero rimasto a 47, se non vado errato correggetemi se sbaglio, non c'è problema. Quindi grazie a chi si è iscritto ultimamente, e ieri ho ricevuto una sorpresa sulla console perché mi ha scritto un certo Ale 1314 dicendomi che lui praticamente ha visto la mia Master League su YouTube, si è appassionato, gli è piaciuta, un ragazzino di 13 anni, ci siamo scambiati poi qualche messaggio sulla PlayStation e devo dire che sono rimasto molto contento per come si è posto nel parlare e per come e per cosa ha detto. Ha detto così che gli piacciono molto i miei video che faccio, seppur sempre basati su un gioco di calcio, e quindi ha deciso di iscriversi. Questo io ti voglio ringraziare pubblicamente, Ale, mi fa molto piacere, grazie mille, e ringraziamento anche sempre a Focaretra, perché anche lui so che segue, il mio amico Marco che c'ho anche su WhatsApp, la Gabri Bon, il signor Antani, il signor Bex e il signor Magico, tutti i Wood che si sono iscritti e loro sanno chi voglio dire. Mio amico Fabrizio, insomma, Disturbatore, insomma, tutti i personaggi che hanno fatto parte in qualche modo di questo mondo, ecco, diciamolo così, fin dai tempi di Battlefield 3. Quindi grazie a tutti voi, grazie Ale, perché ieri mi hai fatto una sorpresa, non mi aspettavo i messaggi sulla console e poi anche dicendomi che tu ti eri appassionato a questa Master League e ti sei iscritto al canale, quindi questo mi fa molto piacere. Vi ripeto e poi passiamo alla partita. Questo mio canale, voglio che sia sempre chiara una cosa, quindi questo vuole essere un video di ringraziamento a tutti. Prima di poter andare avanti con questa partita, sono le ultime tre d'andata e poi finalmente gireremo il foglio, come si dice, no? Si ripartirà dal girone di ritorno. Il mio canale è un canale fatto per me personalmente, un canale fatto di passione, non voglio guadagnare nulla, non voglio soldi, chi vuole si iscrive, chi non vuole non si iscrive. Se a un certo punto arrivate che non vi sentite più di stare, siete liberissimi di disiscrivervi e di andarvene. Io non dirò niente a nessuno, perché ognuno è libero di fare ciò che vuole. Il mio canale, vi ripeto, è un canale costruito sulla passione di questo gioco principalmente, che è PES, e non voglio guadagnarci nulla, non voglio prendere il posto a grandi youtuber, a chi streama molto bene e molto meglio di me, e quindi chi è in grado di più di fare e anche farlo come lavoro, lo youtuber, lo streamer, e ben venga che lo possa fare. Io non voglio assolutamente prendere il posto di queste persone qui, perché sono molto più in gamba di me e sono molto più bravi. Io ho 55 anni, quindi ritengo che fatto con passione può essere bello per tutti. A chi non piace è liberissimo di andarsene e di disiscriversi, non c'è nessun problema. Io non troverò da dire a nessuno, ci mancherebbe. E sarò sempre grato però, perché mi fa piacere. Comunque grazie a tutti, grazie alle 1314, grazie a tutti quanti, insomma, nessuno escluso. Detto questo, adesso accendiamo un attimino di luce, perché poi oggi c'è il Gran Premio, ci sarà il Gran Premio dell'Arabia Saudita alle 6 e quindi lo guarderemo. Allora, siamo arrivati a un punto di questa classifica che adesso andremo a incontrare una squadra che mi sembra che non sia messa tanto bene, che è il Birmingham. Ok, quindi niente, andiamo avanti, vediamo. Abbiamo messo Bradshaw in lista prestito, ci sono già due squadre inglesi sulla sua strada, vediamo se ce lo prenderanno almeno per un anno in prestito. Abbiamo infortunato Eder,
Quindi abbiamo rinnovato dei contratti e quindi ce ne resta solo più uno e speriamo di riuscire a rinnovare anche Arouet perché è importantissimo per questa squadra. Ok, detto fatto, andiamo in campo, adesso giocheremo contro il Birmingham, se non sbaglio, vediamo un pochettino, ed esatto così. Bene, 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 bene. Allora, dunque, Birmingham che insomma non sta sicuramente viaggiando bene perché si trova al 19° posto con 20 punti, 4 vittorie fatte, 8 pareggi, 8 sconfitte. 23 gol fatti, 34 subiti, mamma mia, sono davvero tanti, meno 11 di differenza reti. E difatti, pur essendo 19° e quindi non negli ultimi tre posti, è la peggior difesa del campionato. Incredibile, almeno se non vado errato, mi sembra di vedere proprio così. Sì. Ok, benissimo ragazzi, allora noi adesso andiamo in campo, dovremmo fare a meno di Eder perché si è fatto male. Vedete che è infortunato, guardate l'icona giù al fondo, qua a destra in basso, dove c'è la manina del cursore del pad. Bradshaw lo teniamo, insomma, abbastanza così. Vorrei fare un po' di turnover se riuscissi, quindi Tomori io lo lascerei a riposo. Mettiamo Sagnan con Kelly che rientra, Rowe anche lui, lo mettiamo un pochettino a riposo, mettiamo Leo Grigio. Speriamo di non sbagliare a togliere questi, speriamo. Anche Graban direi che per questa partita potrebbe starsene un po' a riposo, mettiamo Cordoba, Lingard, vorrei provare Saville come trequartista perché vedete che può giocare, sì più o meno, non è proprio un trequartista, forse più, ecco, mettiamolo più centrocampista centrale che però gioca avanzato, quindi trequartista. Poi abbiamo Labiad che ha fatto una buona partita la scorsa giornata. Bennett è pompato, mettiamoci, volevo metterci il portiere, va bene, ah no, c'è, ok, scusate, Desmas, ok, molto bene, ma io direi di giocare così, a questo punto giochiamo così e andiamo a fare il contropiede su Marsh, solita storia, andiamo a mettere anche il contropiede su Cordoba, il difensivo sempre sui due terzini. Quindi Kelly lo lasciamo giocare e niente ragazzi, andiamo a farci le maglie. Che bella quella del Birmingham, mamma mia, bellissima. Porca vacca, che divisa ragazzi. Anche questa somiglia molto a quella dell'Everton, quindi noi adesso andiamo a metterci diciamo questa blu e giochiamo con questa bianca noi. Facciamo lo stadio che è il Teden, che è casa dei Leoni d'Inghilterra, la squadra più odiata d'Inghilterra, il Millwall. Inverno casuale, notte e niente ragazzi, andiamo in campo per la terz'ultima di andata. Vi ricordo che abbiamo passato anche il turno, lo scorso episodio che è andato sul canale, arriverà fra un po', è stata veramente una bellissima partita. Dominata dal Sunderland più o meno il primo tempo, poi siamo venuti fuori noi e siamo riusciti a imporci come è giusto che sia, perché una squadra che gira bene deve imporsi alla grande anche in FA Cup. Attenzione, grande entusiasmo, tutto esaurito qui al The Den e quindi andiamo in campo con il Millwall che affronta la peggior difesa del campionato, ma attenzione perché questo non vuol dire assolutamente nulla. Cordoba, calcio d'inizio, pallone subito a Leo Grigio. E poi Bennett, la palla verso Sagnan, appoggio a Kelly che può avanzare tranquillamente, poi cercherà di cambiare gioco, difatti è così con il nostro perno insieme a Tomori di difesa centrale che è Bennett, Leo Grigio, pallone a Labiad, guardate come si sgancia bene Seville. Bravo qui, poi perde palla un attimo, poi padella. Bellingham, ma c'hanno Bellingham, ma spero che non sia quel Bellingham là. Forshaw, mette in mezzo questo pagnone, Sagnan, bravissimo di testa.
Attenzione ancora a Forshoff, il lancio ancora verso Deney. Sagnan mette lì il pallone, Leo Grigio sempre con calma. Bravissimo. Palla adesso è all'Abiad che può proseguire. Seville, tocco per Sigurdsson che ha rinnovato. Georgiev, niente, non c'è spazio, si deve ricostruire. Sagnan. Pallone a Kelly, tocco bellissimo ancora Saville, Bennett, sbaglia tutto, Pearson, attenzione al Birmingham, ancora Pearson, lancio per Denny, bravissimo Sagnan, mette lì per Desmas, la palla ancora a Sagnan, pallone lo grigio che può andare con calma, il tocco ancora da questa parte per Seville, ancora l'Abiad, prova a lanciare in profondità, deviata la palla e quindi sarà rimessa laterale per il Millwall. Attenzione perché sono tutti marcati, la palla verso Seville, si gira, la mette in mezzo, ribattuta, la mette giù l'Abiad centralmente per Giorgio, non c'è spazio da tirare. E allora si torna indietro, bravissimo Kelly. Ancora il pallone verso Georgiev, si muove bene Savie, si fa vedere. Pallone girato per là. No, non c'è spazio, non c'è un cazzo di spazio. Allora l'Abiad ancora mette centralmente per Marsh che rientrava dal fuorigioco. Fuorigioco netto. E quindi calcio di punizione con il portiere Pasinato. Matthews Pasinato rilancia per Deney, Sigurdsson la mette lì, poi c'è Marsh, viene contrastato un po' fallosamente, si prosegue, attenzione a Perea, Perea, pallone a Bellingham, grande Leo Grigio, bravissimo sto ragazzo, e allora l'Abiad, tunnel, Marsh, punta l'uomo, la mette lì, non passa, Georgiev non ci arriva. L'eco è una bella partita, equilibrata per adesso, attenzione a Bennett, non salire troppo, andiamo indietro, Leo Grigio, attenzione, esce la grande Bennett con prepotenza, mamma mia, la palla ancora al colpo di tacco, attenzione che qui la perdiamo, grande tunnel, e Sagnan, proviamo a riportarci in avanti. E ancora Marsh vede il movimento, bravissimo qui, tiene palla, aspetta rinforzi, posizione regolare di Giorgio, fa partire questo tiro, la parata, il bulgaro delle fosse comuni, porca troia, questa è brutta, vabbè, mamma mia, con la manona, ma la palla forse era anche fuori, comunque, vabbè. Corsa da centrocampo a servire da Georgiev, Seville, Seville è posizione regolare, Georgiev la va a alzare, niente, attenzione che arriva Kelly, carica il tiro, wow! Mamma mia, e palla fuori, si ripropone ancora l'azione adesso, attenzione, colpo di testa, la palla rimane lì, Perea, attenzione a Perea, fermato, bello questo pallone, ancora Marsh, controlla bene, dobbiamo andare un po' più avanti, bella la profondità, Marsh che adesso si gira, ma è bravo, Vergever che lo va a togliere, poi Kelly che contrasta bene, bravissimo George, mamma mia. Palla adesso a Sigurdsson, manovra Seville, la palla all'indietro, Leo Grigio, pallone adesso all'Abiad, tocco per Saville, il pallone verso Córdoba, fa partire questo tiro, è debole, e la palla finisce ampiamente a sinistra di Pasinato, possesso palla più il Millwall, rilancio di Pasinato, c'è Bennett, bravissimo che controlla, mette giù per Córdoba, non c'è sovrapposizione adesso di Labiad, Labiad, bella la palla verso Saville, il controllo, fa partire questo tiro, la parata, mamma mia, Vergever poi allontana,
Il colpo di testa ancora. Attenzione che quella palla è buona per Marsh, che la controlla, la mette in mezzo, Sabine. Mamma mia ragazzi. Leo Grigio, grandissimo colpo di testa, la palla ancora a Cordova, Labiad, controlla Labiad, c'è Cordova, la mette in mezzo, la rovesciata! Mamma mia ragazzi, Madonna che gesto atletico, bellissimo, ma la palla è fuori e allora Pasinato adesso rilancia lungo. Ancora il colpo di testa, Saville non ci arriva, forse adesso, niente. Ancora la palla Bennett su Melgri, fermato tutto, Labiad, Madonna, grande stop di Cordova, centrale, lasciami finire l'azione, mannaia, oh. Cavoli, vabbè. Andiamo a vedere se c'è qualche giocatore stanco. È un peccato che non riusciamo a... Dunque. Ma io... Ragazzi, io direi di lasciare tutto com'è. Ok? Andiamo per il secondo tempo. 0-0. Si stanno scaldando Graban e Bradshaw. E anche Young. Attenzione al colpo di testa. L'eco fermato, si prosegue, regola del vantaggio. E allora Forshav rilancia in mezzo, colpo di testa, la palla ancora allontanata, arriva a recuperarla ancora, ma c'è il pallone a Georgiev, Cordova, parte il tiro, mamma mia, Pasinato. Grandissimo Leo Grigio, poi non ci fidiamo, ancora Leo Grigio, bella la palla lunga leggermente, attenzione a Padella, il pallone a Pedersen, attenzione colpo di testa, la palla rimane lì, Leo Grigio con calma, guardate che calma che c'ha questo giocatore, incredibile, bene, mi piace tantissimo, Georgiev, attenzione che perde palla, la recupera. E allora Kelly deve spingere adesso, deve spingere lui, Kelly, ah! Poi recupera ancora George, che è partito oggi come ha giocato Sirguson, pallone in mezzo, ancora Cordova, ah, perde il rimbalzo, e poi arriva come una furia, il Birmingham, attenzione che qui è pericoloso, Perea, occhio che allarga di qua, l'eco si accentra, parte il tiro, mamma mia ragazzi, ho cagato in mano questa azione, rivediamo, mamma mia, madonna è passata di poco, aveva chiuso bene Desmas, però non è bastato quasi, attenzione qui a non fargli stupidi, E allora adesso proviamo a alzare leggermente la squadra. Georgiev, Kelly. Georgiev, pallone a Sirguson, subito di prima. Ancora Mas, Cordova. Se la fa portare via, niente da fare. Oggi Cordova non è in partita. Ripropone l'azione Perea. La palla in mezzo per Denney. Bravissimo, Leo Grigio. Bravo. Sirguson anche lui, mamma mia dai però, attenzione perché c'è profumo di gol qua, Forshav, la palla ancora verso l'eco, niente non si contrasta, Sirguson, ma dai, ma che fallo è, giudicate voi per favore, ditemi se è fallo questo qui, io non lo so, anticipato col corpo. Ma non è fallo, dai, per favore, su. Attenzione a Bellingham, Joseph Bellingham, Jobe Bellingham, parte Bellingham, Desmas, mamma mia. La palla adesso messa giù da questa parte
Riprosegue ancora l'Abiad, che può puntare l'uomo. C'è Cordova che fa movimento, la tiene lì. Cordova, Cordova, pesca in mezzo, Marshall, stop, parte tiro, la parata. Porca miseria. No, dentro Graban, dai, proviamo, dobbiamo vincere sta partita. Ancora Segnan, ancora. Andiamo, bravissimo, però non basta. Attenzione a non scoprire tutta la difesa. Lancio in mezzo, colpo di testa, la palla rimane lì. Grande Sagnan, mamma mia. Ancora in mezzo il pallone, la palla rimane lì. Desmas, mamma mia, l'ho chiamato proprio, l'ho chiamato. E allora si riparte. Ancora il lancio in mezzo. Bella, ma non ci arriva, Cristo, attenzione. Mamma mia. Proviamo ad allungarci, vai Kelly. L'appoggio per Giorgio che ha giocato una gran partita. No, adesso sbaglia però. Non bisogna mai nominarli. Sagnan, cosa combini? Vabbè. Ho avuto paura per un attimo. Qua rubiamo bene palla. Il contrasto, Sigurdsson lo vince. E allora andiamo avanti, è una buona occasione. Cordoba marce che non ha lo scatto. Si cambia, si cambia, si cambia. Si cambia le due punte, mettiamo Graban e Young con Lingard. Aspetta però, se metti devo vincere. Devo vincere. Devo vincere. Speriamo che me ne faccia cambiare subito. Ho aspettato troppo. Sì, ho aspettato troppo, sì. Attenzione il lancio in avanti. Sergosson, colpo di testa potentissimo, la palla in mezzo. Ancora la pallone verso l'Abiad. C'è il dribbling, Madonna però, fai fallo, bello qui, grande Bennett, calcio di punizione, così c'è. Ma cosa vuoi? Ma cosa vuoi? Piede a martello, ma ha preso la palla, eh? Ma no, io non lo so. Entrano Graban. E attenzione Young e Lingard, l'inglese. Andiamo, andiamo ragazzi. Leo Grigio, porta palla Bennett. E la sbaglia. Mamma mia. Calcio di punizione, mamma mia ragazzi, ci hanno chiuso qua, non siamo riusciti a fare Richards. Attenzione qui al gol della merda. Bellingham, parte Bellingham la barriera e finirà così. E finisce 0-0. Non abbiamo giocato male, però è stata una prestazione un po'. Un po' così, dai, forse ci allontana un po' da quel posticino che avevamo. Vabbè, vediamo. Risultati terz'ultima d'andata. Millwall Birmingham 0-0, vince il Middlesbrough 3-1. Bristol cade 3-1 in casa col Bournemouth. Stoke City vince il Luton Town 4-1. Hull City Reading 2-2, Coventry Blackburn 0-1. Huddersfield e West Bromwich 0-0, così come Swansea Sheffield, vince Newcastle 3-1, Fulham Preston 1-0, Cardiff Queen's Park Rangers 1-1, Brentford e Wigan 2-2. La classifica. Scivoliamo un po' indietro. Fulham e Brentford 44 punti, Bournemouth 42, Millwall 40, Reading 37, Sheffield 36, Newcastle 35, Everton 33 e Cardiff a 32 col Swansea e poi via via tutte le altre. Niente, questa è la classifica. Vediamo
andiamo avanti ancora di uno, andiamo a vederci un attimo quella di Serie A e poi ragazzi ci salutiamo e il prossimo episodio sarà domani contro quella squadra lì che attenzione massima, informazione competizione, andiamo a vedere l'Italia, Serie A. E il Brescia torna primo, 39 punti, porca miseria. Salernitana e Genoa 38, Napoli 36 con il Cagliari, l'Inter e la Juventus 35, Roma 31. Mamma mia! E la Fiorentina sempre ultima, le sta perdendo tutte. Direi che ormai la Fiorentina è, secondo me, è in serie B sta squadra. Non ce la può più fare se non si muovono un po', mamma mia ragazzi, brutta storia, eh? E niente, ma fatemi vedere una cosa, chi è che rischia ancora? Vabbè che c'è tutto il girone di ritorno ancora, eh? Le due Toscane, Empoli, Fiorentina in Serie B, sarà contento signor David. Il Milan 23 punti, anche il Milan, mamma mia, sta rischiando grosso, madonna, porca miseria. Vabbè, oh, d'altronde è così. Benissimo, ragazzi, direi che adesso è tutto. Ci rivediamo alla prossima. E tanti saluti e buon sabato sera a tutti. Ciao ciao.